Siamo a San Giovanni Gemini, in provincia di Agrigento, nel cuore della Sicilia. Il nostro piccolo paesino si trova ai piedi del Monte Cammarata ed è inglobato dal territorio di Cammarata. È famoso per la numerosa presenza di aziende casearie e agricole che lo rendono una meta irrinunciabile per gli amanti della buona tavola e suggestivi paesaggi del Monte Sicano. La celebrazione più importante del paese è la festa di Gesù Nazareno, antichissima di quasi 3 secoli e mezzo, 339 anni. Infatti è stata celebrata per la prima volta nel 1677. Qui siamo ai Quattro Canti, luogo di ritrovo centrale per il paese, ed è qui nella Chiesa Madre che si svolgono le funzioni religiose della festa di Gesù Nazareno. Nel 1649 l'arciprete Francesco Gianbruno, primo arciprete del paese, commissionò la statua del Santissimo Crocifisso. La tradizione popolare racconta del ritrovamento della statua al Pozzo di Gesù Nazareno, di cui parleremo nel prossimo video, e del suo trasferimento in paese su di un carro trainato dai buoi, i quali si sarebbero fermati, rifiutandosi di proseguire nel luogo dove oggi sorge la Chiesa Madre. Durante la dominazione spagnola, in Sicilia ebbe larga diffusione l'usanza di costruire un carro trionfale. Si tratta di una struttura solida in legno di forma piramidale, come appunto potete vedere, che verrà impreziosita da sculture e ricoperta da stoffe dipinte con motivazioni religiose. Sarà alto circa 21 metri ed ha una forma somigliante ad una barca. Sul carro si sistemano le bande musicali di Cammarata e San Giovanni. Esso per tradizione è trainato da buoi, anch'essi adornati con parametri tradizionali, e dalla parte opposta ne allentano la discesa tutta la popolazione di entrambi i paesi tirando una corda. Il carro è ancora in costruzione e insieme seguiremo il suo completamento.